Buonasera a tutti, diamo inizio a quest'ulteriore conferenza nell'ambito del ciclo dedicato al rapporto donne-ambiente. Il titolo dell'incontro di oggi è Parametri ambientali, elementi per superare le criticità e poi una riflessione appunto sulla Laudato Si'. Con noi abbiamo appunto due relatrici importanti, sono Maria Rosa Ronzoni, che è già professore di tecnica e pianificazione urbanistica all'Università degli Studi di Bergamo. È stata Mobility Manager di Ateneo, nonché delegata del Rettore per la sostenibilità alla rete delle università sostenibili. Si occupa da tanti anni dei temi della città in trasformazione e dello sviluppo urbano sostenibile, come spazio della dimensione locale, assieme appunto a quella urbana e territoriale, sempre cercando appunto di intervenire in equilibrio con il luogo, nell'obiettivo di garantire appunto una migliore qualità di vita. Maria Rosa Ronzoni fa parte del comitato scientifico di Equistituto, ha curato innumerevoli pubblicazioni, dopo magari lei ci racconta quali sono appunto anche quelle che vuole appunto ricordare. Io vorrei anche testimoniare il fatto che ha curato una importantissima banca dati sul danno ambientale, sui disastri ambientali, una banca dati veramente ricchissima che ancora oggi appunto è consultabile ed è credo un grande riferimento appunto per tutti coloro che si vogliono occupare di questi argomenti. Abbiamo poi Daniela Padovan, che è scrittrice e saggista italiana. I suoi principali argomenti di ricerca indagati attraverso libri, attraverso documentari, attraverso interviste sono la testimonianza della Shoah, la resistenza femminile ai regimi dell'Argentina sino al Ruanda. Ha lavorato per tantissime testate televisive, per Rai 3, per Rai News 24, per ancora Rai 1, per Rai Educational. Ha realizzato innumerevoli pubblicazioni con Bompiani, con l'editrice San Raffaele, con Sansoni, Giunti, anche a lei poi chiederò magari di segnalare quelle che ritiene più interessanti. E nel 2020, questo lo voglio ricordare perché è legato all'associazione Laudato Si, ha pubblicato appunto per Interno Edizioni il volume Niente di questo mondo ci risulta indifferente, promosso appunto dall'associazione Laudato Si, di cui è stata appunto presidente. Ricordo ancora per Castelvecchi Editore Lupi Cattivi, Voci di Ecologia Integrale e gli Stati Generali dell'Acqua dal 2023, la leggiamo appunto sulla stampa, dove appunto è editorialista ed è presidente di Libertà e Giustizia. Quindi abbiamo due figure di grande, interesse per affrontare tematiche che sono complesse e significative. Quindi io darei a questo punto la parola subito alla professoressa Maria Rosa Ronzoni. Grazie, condivido lo schermo così iniziamo con la presentazione. Vediamo. Come mai non fa? Ah, condividi, devo fare. Ecco, ci siete? Vedete? Sì, va bene, va bene. Perfetto. Ecco, allora, prima di iniziare con le slide, volevo dire due parole di introduzione, nel senso che ho predisposto questa comunicazione partendo anche da una serie di definizioni, tra l'altro note, e non vorrei che sembrassero un po' scollegate. In realtà queste definizioni che sono andata a raccogliere sono tutte finalizzate a fare in modo che chi ascolta e soprattutto non è riferito a chi è collegato ora, che magari ne sa anche più di me su questi temi, ma è riferito a chi ci potrà ascoltare, ai giovani che forse
avranno voglia di seguire questi seminari online, per far capire come dei termini, delle parole con cui ci confrontiamo quotidianamente, alle volte rischino di perdere di importanza o di significato. E vorrei invece sottolineare come sia importante dare attenzione a questi aspetti e quanto sia importante non scoraggiarsi e portare un contributo, non pensare che il nostro contributo, perché piccolo, sia insignificante, ma lavorare tutti per un ambiente più sostenibile. Quindi parto proprio dalla definizione di sostenibilità, su cui tutti siamo d'accordo come sia un termine abusato. È vero, è abusato, ma è importante che riusciamo a coglierne ancora il significato, che ci soffermiamo su ciò che è sostenibilità, cioè un uso delle risorse tale da garantire alle generazioni future le stesse opportunità di sviluppo che abbiamo avuto noi. È abusato, ma ce ne dimentichiamo perché in realtà è come i corsi sulla sicurezza nei cantieri, se ne fanno tanti, ma gli infortuni sono sempre di più. Quindi non è mai necessario ribadirlo. La sostenibilità si regge su tre colonne, la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Ed è importante che queste tre colonne siano in equilibrio tra di loro, perché sono tre ambiti che devono rientrare all'interno della sostenibilità con lo stesso peso. Un'altra definizione importante è quella di impronta ecologica, che potremmo definire come la superficie che ci occorre per soddisfare i nostri bisogni quotidiani, quali l'alimentazione, la mobilità, l'abitare. E lo vedete nello schema che è un po' lo schema di un tronco, la sezione di un tronco di un albero con tutti i cerchi. Come gli aspetti ai quali prestare attenzione nel calcolo dell'impronta ecologica riguardino il cibo, riguardino la mobilità, i trasporti, i rifiuti e le merci, i servizi condivisi e le infrastrutture, i materiali da costruzione e l'acqua. Ecco, tutti questi aspetti di cui dobbiamo tener conto servono per calcolare il nostro impatto sull'ambiente e si è visto come a seconda del nostro stile di vita noi riusciamo a avere un'impronta ecologica tale per cui la terra riesce a contenerci tutti, oppure con uno stile di vita come può essere quello di un americano, si è visto come occorrano più pianeti. E questo schemino permette appunto di calcolarlo. L'ultimo, l'esterno, se uno nel calcolo dell'impatto di tutte le energie, dell'impatto di tutte queste voci, arriva a superare il primo cerchio, il secondo, fino all'ultimo, significa che se tutte le persone, gli abitanti della Terra vivessero con quello stile di vita, non basterebbero. Occorrerebbero sei pianeti per contenerci tutti, quindi la Terra da sola non basterebbe. Questo è un qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli e fa proprio capire come sia importante che noi impariamo a tenere dei comportamenti giusti. Ecco, un'altra, secondo me, un'altra definizione, un altro concetto che è importante richiamare è quello dell'overshoot day. In particolare questo schema riporta l'overshoot days dei vari paesi della Terra. Per l'Italia vediamo che nel 2022 è stato il 15 di maggio, vediamo qua. È calcolato secondo lo stile di vita dei diversi paesi del mondo. C'è l'overshoot day calcolato anche in modo globale e in questo caso sappiamo tutti che quest'anno nel 2023 è caduto il 2 d'agosto. Overshoot è il sovrasfruttamento delle risorse e questo è legato a quanto dicevo all'inizio sulla definizione di sostenibilità,
che dovremmo lasciare inalterate le risorse per le generazioni future, ma in realtà vediamo che così non è, perché ogni anno il giorno di sovrasfruttamento viene anticipato. E quindi è importante che sottolineiamo questi concetti e che ci rendiamo conto che dobbiamo portare un contributo. In questo caso ho raccolto anche questi diagrammi che rappresentano la distribuzione per tipo di attività, di funzione in percentuale dei gas serra, e si vede come in maggioranza questi siano riconducibili all'elettricità, alla produzione del calore. Un 24% è riconducibile all'agricoltura e agli usi del suolo, e un 14% dei trasporti. La slide che ho superato era questa, erano gli stessi dati, le percentuali calcolate nel 2000, mentre queste sono quelle del 2014. Si vede che l'unico valore che si è ridotto è stato quello relativo agli edifici. Difatti, si è lavorato molto sugli edifici, i trasporti sono rimasti pressoché inalterati. Sono riuscita a trovare anche il dato relativo al 2020, e si vede che in questo caso i trasporti sono aumentati leggermente, ma la produzione di calore e elettricità è sempre quella con più peso. Se guardiamo a quali sono invece i paesi responsabili, il peso dei paesi responsabili dei gas climalteranti, vediamo come la Cina sia predominante, seguita dagli Stati Uniti. Ecco, il discorso che facevo sui parametri ambientali, in realtà non parlerò solo dei parametri ambientali, le chiamerei più voci ambientali, perché alcuni sono dei parametri ambientali, alcuni quelli che vorrei richiamare sono delle componenti ambientali, ma comunque qui ne ho raccolto le definizioni. I componenti ambientali sono categorie di elementi fisicamente individuabili che compongono l'ambiente. Ora, per valutare gli effetti delle nostre azioni sulle componenti ambientali, noi ricorriamo agli indicatori. Gli indicatori in sostanza sono rappresentazioni sintetiche di realtà complesse. Si intende per indicatore ambientale un dato o un valore derivato dai dati ambientali che fornisce informazioni utili su un fenomeno con un significato che si estende oltre quello direttamente associato al valore stesso. Questa è la definizione che preferisco. Gli indicatori vengono poi misurati attraverso i parametri ambientali, che sono entità numeriche che esprimono una proprietà fisica, una grandezza, quindi la temperatura, la direzione, la velocità del vento, la piovosità, l'irraggiamento solare. Quindi io più che parametri ambientali poi le ho chiamate le voci dell'ambiente. Sono quegli elementi, quegli aspetti, quelle realtà che vanno considerate quando progettiamo un intervento, ma non sono solo da prendere in considerazione per i progettisti, ma sono da essere attenzionate anche da chi in quel territorio vive, perché in realtà, come cercherò di farvi di illustrarvi, di condividere con voi quello che penso. In realtà, il progettista progetta un quartiere, progetta un pezzo di città, interviene sul territorio, ma deve condividere la sua idea progettuale con chi quel territorio lo vive, perché sarà poi chi vive sul territorio che deve farlo vivere co così come meglio si adatta ai desideri di chi abita quel territorio. Le voci dell'ambiente quindi sono l'acqua, l'aria, il verde, la mobilità, il suolo, il sottosuolo, il clima, la struttura urbana e i rifiuti.
Io qui ho deciso, non ci sarà il tempo per approfondirli tutti, perché andando poi a sviscerare queste voci occorre considerare tanti aspetti, vedere tante cose, occorrerebbe tanto tempo che non c'è. In realtà mi soffermerò solo sul primo, sull'acqua, facendo un po' dando un po', passando poi il testimone a chi mi seguirà, che da un altro punto di vista interverrà poi probabilmente, penso di interpretare correttamente sullo stesso elemento. Ecco, qui vi ho riportato una slide che richiama un intervento di un nuovo quartiere sostenibile di Friburgo, fatto ormai diversi anni fa, nel quale però nel momento in cui è stato realizzato si è puntualizzato in modo molto chiaro quali aspetti sono stati attenzionati nello sviluppare il progetto e si vede come in realtà questi aspetti facciano riferimento a quelle voci ambientali che abbiamo visto prima, cioè al sole, all'energia, al verde, al clima, all'aria, alla mobilità, all'acqua e al suolo. È un quartiere di grande interesse. Si vede anche come possiamo osservare come in realtà quello che è stato definito dai progettisti, anche in questo caso, come dicevo prima, prende vita solo se gli abitanti sono concordi con quest'idea progettuale. Ad esempio, se prendiamo la mobilità, guardate, la prima voce, mi soffermo solo su una perché potremmo parlare di tutte, però in realtà non abbiamo il tempo. La prima voce è strade per il gioco. Ecco, normalmente le strade vengono progettate dedicando a tutte la stessa, diciamo, le stesse regole, assegnando a tutte le stesse regole. In realtà ci sono le strade di attraversamento che attraversano le città che devono essere pensate soprattutto per un trasporto meccanizzato che va da un luogo A a un luogo B passando attraverso il paese, la città che consideriamo. Ci sono delle strade di penetrazione che entrano all'interno del paese e lo vanno a servire e ci sono delle strade di quartiere. Ecco, queste tipologie di strade devono essere caratterizzate per la funzione che assumono e quindi la strada di quartiere deve essere pensata per il gioco, per l'incontro, cioè deve essere uno spazio recuperato per gli abitanti, dove la macchina è ospite, deve sentirsi ospite, non farla da padrone. E allora ecco che se gli abitanti interpretano correttamente, innanzitutto il progettista deve essere bravo a fare un progetto che davvero comunichi questa funzione, che richiami queste attività, però anche gli abitanti devono essere disponibili a vivere quello spazio per come è stato pensato, perché se cominciano ad arrivarci con la macchina, a lasciare la macchina in divieto di sosta, a parcheggiare dove non si deve, non funziona più, la cosa non funziona più, quindi tutti dobbiamo fare la nostra parte, non solo i progettisti. Vedete, in questo quartiere, ad esempio, è data priorità ai pedoni, nelle strade per il gioco i pedoni hanno la priorità. E quindi veniamo al tema dell'acqua. Il tema dell'acqua che è una di quelle voci e mi piace introdurla con i versi del Petrarca, Chiare fresche dolci acque. Abbiamo un diritto all'acqua e questo diritto è ribadito anche nell'obiettivo 6 degli SDG, che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. E vedete in questa slide è fotografato un po' la situazione dell'Italia. Intorno, credo che sono arrivati fino al 2020. Non
hanno raccolto questi dati, queste informazioni, e l'ASVIS che si è occupata di documentare questa situazione, che non è che ancora, vedete, famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione dell'acqua, questo per l'Italia, al 2021 c'era ancora un 9,4%, che è tanto, perché anche se ci fosse una sola famiglia non ce ne devono essere, tutti abbiamo il diritto all'acqua. È importante il ciclo dell'acqua, questo giusto per richiamarlo, perché tutti voi lo sapete, c'è l'acqua evapora, condensa, precipita, penetra e poi evapora, è un ciclo. Quindi l'acqua non è un bene infinito, ma è una risorsa finita di cui dobbiamo avere cura. In questa immagine si vede come sui tetti, ad esempio, l'acqua quando piove in parte evapori e il resto defluisca, e a seconda della superficie del tetto ne defluisce una quantità più o meno grande. L'acqua è indispensabile alla vita e c'è un diritto all'acqua come risorsa, quindi inteso come accesso all'acqua, c'è un diritto all'acqua come risorsa da non sprecare, c'è un di diritto all'acqua inteso come diritto a un'acqua di qualità. E si vede che soprattutto per l'aspetto della risorsa da non sprecare, ma per tutte queste voci, come siano importanti le scelte politiche, le scelte progettuali, ma sia importante anche il nostro contributo. Diritto all'acqua come risorsa, cioè accesso all'acqua. Ci sono due scuole di pensiero, ce n'è una che vede l'acqua come risorsa e quindi come bene comune, il paradigma ecologico che credo ci veda tutti d'accordo, tutti noi presenti, la scuola di pensiero che vede l'acqua come bisogno e quindi come bene da commercializzare, ed è il paradigma del mercato. Per il paradigma ecologico gli esseri umani hanno il diritto alla vita, alle risorse che la sostengono, e l'acqua è una di queste. Storicamente, quello relativo all'acqua è sempre stato trattato come un diritto naturale, un diritto che deriva dalla natura umana, dalle condizioni storiche, dalle esigenze elementari e dalle idee di giustizia. Il paradigma del mercato vede invece la scarsità idrica come una crisi derivante dall'assenza di un commercio dell'acqua. Se la si potesse spostare e distribuire liberamente attraverso liberi mercati, l'acqua verrebbe trasferita alle regioni afflitte da scarsità e prezzi più alti condurrebbero alla conservazione. Questo dice il paradigma del mercato. Infatti, al crescere del prezzo di una merce si tende a ridurre il consumo e a cercare mezzi alternativi per raggiungere il fine desiderato. L'acqua non fa eccezione. Sono stati emessi anche dei future, credo, sull'acqua. Ma l'acqua è indispensabile alla vita e il prezzo è fatto dall'equilibrio tra la domanda e l'offerta. L'acqua si sottrae a questo calcolo essendo un bene indispensabile alla vita, pertanto non è quantificabile, non possiamo andarlo a quantificare. Poi c'è il diritto all'acqua come risorsa da non sprecare. Ecco qui. Abbiamo tutti chiaro come il 71% della superficie terrestre sia coperta dagli oceani. Questo 71% è costituito per un 97% d'acqua salata. Poi vedete, ce n'è una parte ingabbiata nei ghiacciai, una parte di acque sotterranee. L'acqua dolce superficiale è pochissima, lo vediamo qua, l'acqua un 71% e le terre emerse sono un 29%. Di quel 71%, il 97% è salato e solo un 3% è dolce, ma di quel 3% dolce solo lo 0,3% è acqua fresca disponibile per il consumo umano. E questo ci fa capire quanto preziosa sia e quanto dobbiamo averne cura. Pensate che attualmente, cioè adesso nel 2023, circa 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile. Nel 2005 erano 1,2 miliardi e 3,6 miliardi non hanno accesso ai servizi fognari. Nel 2005 erano 2,3.
Questa ve l'ho messa, ma solo per far capire. Supponendo che una persona ha bisogno di 100 litri al giorno per persona, mediamente, c'è cioè chi ne ha 120, chi ne ha molto meno di 100. Ecco, sulla sinistra abbiamo l'acqua potabile e come questa viene ripartita nei vari usi che se ne fa, nei usi domestici che se ne fa. Sarebbe importante raccogliere. È importante raccogliere l'acqua piovana perché si riesce circa a dimezzare il fabbisogno idrico di una persona, nel senso che un 50% ha necessità dell'acqua potabile per la pulizia del corpo, per bere, per lavare le stoviglie, per il bagno e la doccia. Un 50% invece può tranquillamente usare l'acqua piovana che viene raccolta. Vi ho risparmiato il calcolo del serbatoio dell'acqua piovana, invece ho deciso di mettere questa slide che secondo me è, vediamo se non faccio guai se sposto un po' questo, ecco, questa slide è molto significativa perché vedete, alle volte tutti abbiamo in casa un rubinetto che perde, una goccia corrisponde a 10 litri in 24 ore. E addirittura un filo d'acqua di circa 3 mm corrisponde a 1500 litri in 24 ore, che sono tanta, che è tanta acqua che si disperde, pensando che l'acqua è un bene prezioso. E ci sono tante cose che noi possiamo fare per portare un contributo ad arginare questi sprechi. Qua si vede un quartiere di Friburgo, che è stato. Questo magari due parole le dico. Quest'area è stata urbanizzata per realizzare un insediamento su un terreno che inizialmente doveva essere vincolato a verde a parco. In realtà si è deciso di lasciare vincolata la parte superiore, questa è rimasta verde, e addirittura è una porzione di verde che è preclusa all'uomo, quindi l'uomo lì non può entrare, ma si è realizzato questo quartiere su questa parte di superficie con l'obiettivo di fare un progetto pilota che è poi quello che abbiamo visto prima nel manifesto che vi ho illustrato, quindi con attenzione a tutte queste voci dell'ambiente. E che cosa è stato fatto? Vedete, ancora in fase di cantiere, di movimento terra, si sono date le pendenze all'acqua di scolo perché comunque quando piove questa non vada dispersa, non viene mandata nelle fogne come spesso succede in Italia, ma viene fatta confluire in modo quasi naturale verso l'area verde per alimentarle, poi attraverso il terreno filtra, che è un filtro naturale, filtra nella falda, viene ricondotta, viene ricostituito il ciclo dell'acqua in sostanza. Questo è il quartiere realizzato, la staccionata che vedete sulla destra separa l'area verde dall'area edificata. E questo è un altro intervento, sempre a Friburgo, in un altro quartiere di Vauban, e anche qui vedete queste freccette verdi rappresentano il percorso che fa l'acqua dei tetti, che dai pluviali discende e poi va in queste canalette che si gettano su quest'altra canaletta più importante, più grossa, che allontana le acque, riconducendola nella falda, quindi garantendo il ciclo dell'acqua. Questa è un'immagine che corrisponde alla pianta che abbiamo appena visto e vedete, non sono lavori costosi, importanti, sono semplicemente delle pavimentazioni con le giuste pendenze, delle canalette di scolo che però fanno la funzione che è richiesta loro, cioè allontanano l'acqua piovana, facendo in modo che venga garantito il ciclo dell'acqua. Qua siamo in Austria, tutto altro intervento, questo è un edificio di Foster, un altro progetto pilota, Solar City. Io per anni ci ho portato i miei studenti del master in architettura solare e vedete l'acqua piovana viene scaricata e viene dispersa nel terreno.
Questo sempre a Solar City, un altro intervento e questo un altro. Tenete presente che anche in questo intervento di Solar City, quando è partito il cantiere, i terreni di scavo, le terre di scavo, sono state utilizzate per garantire la pendenza corretta al terreno per allontanare l'acqua. Ecco, questo sempre siamo a Solar City, è un quartiere alle porte di Linz in Austria. Poi dopo vi dirò dove vedremo dove va a confluire quest'acqua che viene allontanata con la pendenza che vi ho detto. Questi sono degli schemi che fanno vedere come una volta raccolta l'acqua, come questa possa essere fatta confluire ad alimentare un corso d'acqua, dispersa nel terreno perché poi vi penetri e vada ad alimentare la falda, oppure inviata in un pozzetto di raccolta. Questo è sempre un altro intervento di Freiburg. Questo invece qui siamo nel Nordrhein-Westfalia, siamo a Hamm e questo mi è piaciuto metterlo perché è l'ecoistituto del Nordrhein-Westfalia e quindi è un nostro fratello. L'ecoistituto ha questa sede in questa struttura che è una casa medievale a graticcio, che ha una storia particolare, in realtà abbastanza anche criticabile, perché questo edificio non era qua da sempre, era in un'altra area dove poi fu costruita una centrale nucleare. Quando si decise di costruire la centrale nucleare, fecero la scelta di demolire questo edificio a graticcio, che però è importante come architettura del periodo medievale e quindi decisero di conservarlo e di ricostruirlo qui. Quindi l'hanno praticamente smontato e ricostruito qui e qui ci sarebbe qualche critica da fare perché comunque è decontestualizzato questo edificio messo qui. Hanno salvato l'edificio, ma sarebbe stato meglio che non avessero nemmeno fatto la centrale nucleare e l'avessero lasciato dove era. Bene. L'ecoistituto qui, le acque piovane, questo però è una parentesi che non c'entra con quello che stavo dicendo, le acque piovane della copertura sono inviate attraverso una serie di canalizzazioni nel terreno, sono disperse nel terreno e viene usato l'apparato radicale di queste essenze per filtrare l'acqua e ricondurla nella falda. Il diritto all'acqua inteso come diritto a un'acqua di qualità. Ecco, qui vi ho messo un'immagine, questa è una goccia d'acqua, un'immagine che secondo me è significativa. Purtroppo io ho trovato anni fa questa rappresentazione, ne ho cercato di più aggiornate, non sono mai riuscita a trovarle, ma già questo dice tanto. Nel 1950 una goccia d'acqua aveva dentro filtro e disinfezione e basta, e poi il resto era acqua. Nel 1990 già una goccia d'acqua conteneva tutti questi additivi, diciamo così. Quindi pensate un po' quando beviamo un bicchiere d'acqua, cosa stiamo bevendo. È importante l'acqua potabile, questo è il cuore di Solar City, quell'intervento di cui vi ho parlato prima, e vedete, è un diritto all'accesso all'acqua e all'acqua di qualità nel centro di questo nuovo insediamento c'è il rubinetto con l'acqua potabile, giusto il rubinetto perché così uno l'attiva quando ne ha bisogno. E pensate, questo è un appunto, ma tra le altre voci dell'ambiente c'è la mobilità. Pensate che in questo intervento è stato realizzato anche un parcheggio interrato, ma è stato realizzato anche un collegamento diretto col centro di Linz e con l'università, con un servizio di treno veloce, tranviario, cioè è un tram praticamente, una metropolitana di superficie, che parte, ne arriva uno, parte l'altro, uno parte l'altro con continuità ed è così efficiente ed efficace che i gestori del parcheggio sono praticamente falliti perché più di una macchina o due non li hanno mai viste dentro.
Ecco, la pendenza che è stata data quando col movimento del terreno, della terra in fase di cantiere al suolo di questo intervento di Solar City ha fatto confluire le acque piovane, le fa confluire in questo specchio d'acqua che inizialmente era poco più di una pozzanghera, ma grazie a questo intervento, e qui ricordo che siamo sulle sponde del Danubio, siamo vicini di là da questo verde, prima di quelle colline che vedete c'è il Danubio. Bene, grazie a questo intervento, questo specchio d'acqua è diventato un piccolo lago balneabile per gli abitanti. Queste sono le mie studentesse che avevo portato su a fare una visita guidata ed è balneabile, ma non solo per le mie studentesse, ma anche per gli abitanti del quartiere. Quindi capite la qualità della vita di queste persone e sono quasi tutte case di edilizia pubblica in questo intervento. Ecco, la qualità dell'acqua è importante anche la qualità dei fossi, dei canali. Spesso qui da noi i corsi d'acqua, i fossi delle nostre campagne non hanno un'acqua limpida in cui si può fare il bagno. Ecco, invece qui siamo sempre a Freiburg, a me è capitato di arrivare a trovare una situazione di questo tipo e veramente ho invidiato questi bambini che possono avere il piacere di bagnarsi nei fossi intorno al loro quartiere. Questa l'ho messa solo così come ricordo, i quattro elementi primordiali, terra, acqua, aria e fuoco, perché spesso riflettendo io penso che con la nostra conoscenza, le nostre applicazioni, la ricerca abbiamo fatto tanto, però tutto è riconducibile a questi aspetti e anche le voci della sostenibilità sono comunque riconducibili a questo, quindi l'ho voluto mettere giusto come ricordo. E questa invece l'ho messa perché mi è molto cara e mi fa piacere farla conoscere anche alle altre persone e mi serve per sottolineare come l'acqua sia anche un elemento di paesaggio, cioè l'acqua è indispensabile alla vita, è indispensabile al corpo umano come qualcosa di fisico, ma è indispensabile anche al nostro spirito, alla nostra mente. L'acqua porta un contributo anche in questa direzione. E questa è una fonte che si trova a Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze. Io sono quello, lettor fata morgana, che giovin qui ringioveniva altrui. Qui dal vecchietto, poiché vecchia io fui, ringiovenita con la sua fontana. È un luogo ameno dove nel 1500 aveva costituito anche una scuola filosofica e si riunivano in questo luogo, che è nel parco poi della sua villa in riposo, si riunivano dei pensatori per discutere di arte e di filosofia. E vi assicuro che andare qui al tramonto, per me è stato comunque, io ci andavo, ho lavorato un piano per Bagno a Ripoli, ci andavo e mi dava sollievo, mi dava delle emozioni, quindi se avete occasione vi invito ad andarla a visitare. L'acqua la associo a San Francesco, a Leonardo, al Petrarca e a molti altri. Leonardo da Vinci, sapete, ha scritto un trattato delle acque. Il Petrarca, con chiare fresche acque, ha composto questa poesia a Van Cluse, e queste sono alcune, veramente anche a Van Cluse sono state, ed è un altro luogo che dà emozione. Poi c'è San Francesco d'Assisi, il cantico di Frate Sole, laudato simi signore per sor acqua, la quale molto utile tumile preziose casta. L'acqua come bene comune, c'è la dichiarazione del diritto all'acqua del 2010 delle Nazioni Unite da ricordare, che ha approvato una risoluzione che riconosce l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari tra i diritti umani fondamentali.
La risoluzione non ha valore vincolante dal punto di vista giuridico, purtroppo. L'accesso all'acqua potabile è così entrato a far parte ufficialmente della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Mi fa piacere ricordare anche il libro Le guerre dell'acqua di Vandana Shiva. E con questa immagine vorrei richiamare il tema delle guerre per l'acqua. Si è detto che il secolo scorso è stato il secolo delle guerre per il petrolio, il nostro secolo sarà probabilmente il secolo delle guerre per l'acqua. Questa è una banalità, una sciocchezza, ma fa capire l'importanza del problema. Gli svizzeri hanno rubato dell'acqua da un lago francese per alimentare le loro mucche nel 2015. Poi c'è la Laudato Si, su questo io non proferisco parola perché lascio tutto, lascio poi campo a chi mi seguirà. E da ultimo ho messo alcuni titoli di pubblicazioni che in parte ho curato, su cui comunque ho scritto, che trattano temi ambientali. Quindi, se siete interessati, potete andarvele a vedere. Sicuramente sono tutte nella biblioteca della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bergamo, molti sono nella biblioteca. E forse anche tutti nella biblioteca della Facoltà di Ingegneria, l'Istituto di Architettura, il Dipartimento di Architettura Urbanistica di Bologna. E appena riesco ad arrivare a Genova, molti saranno anche nella biblioteca del nostro ecoistituto. Grazie. Grazie Grazie Maria Rosa e direi a questo punto di dare la parola subito appunto a Daniela e poi lasciamo per la parte finale eventuali domande, richieste di interventi. Scusate, è colpa mia. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora sì, io riprendo dalle ultime parole a proposito dell'enciclica Laudato Si, che come sapete è un'enciclica di Papa Francesco che aveva come sottotitolo La cura della casa comune e che è stata pubblicata nel 2015, prima della COP di Parigi, con grandi speranze che da lì venissero fuori dei risultati importanti per quanto riguarda la crisi climatica. Così non è stato, tanto che il Papa ha sentito la necessità proprio quest'anno di fare una sorta di aggiunta al Laudato Si, è un'esortazione apostolica che si chiama Laudate Deum, che è molto più specifica anche nel rivolgersi ai decisori e nel rivolgersi a noi tutti per creare delle comunità che abbiano un impatto da questo punto di vista. Però procediamo con ordine. Allora, la prima cosa che vorrei dirvi, appunto, è che Papa Francesco, con l'enciclica del 2015, ha chiesto a tutti gli abitanti della Terra, credenti e non credenti, di fermarsi a riflettere su una cosa essenziale, detta in termini talmente importanti che apparentemente hanno suscitato l'attenzione del mondo. Poi negli anni abbiamo visto che non è stato esattamente così. Lui ha detto, chiedeva a credenti e non credenti, di fermarsi a riflettere sull'evidenza che l'umanità sta creando le condizioni per la propria estinzione. Allora, questa enciclica, che appunto rappresenta un testo rivoluzionario e un'indicazione politica molto importante perché mette in discussione il mondo nel quale viviamo dal punto di vista della sua cultura politica e dei suoi equilibri, soprattutto economici, o per meglio dire dei suoi squilibri economici, dei suoi squilibri che riguardano la giustizia sostanzialmente, tant'è che si declina proprio come un testo sulla giustizia sociale, la giustizia ambientale, viste finalmente in connessione, dice il Papa. Sono le facce della stessa medaglia. E il
concetto essenziale di questa enciclica è che noi siamo ospiti e non siamo padroni del mondo che abitiamo e che non è più possibile separare la salute degli esseri umani da quella degli animali dell'ambiente, come d'altronde ci ha mostrato la pandemia. Così come non è più possibile ed è importante che l'enciclica tenga con presenza questi aspetti, a sentire alle enormi ingiustizie che vedono 27 persone possedere la stessa ricchezza della metà più povera degli abitanti della Terra. E questo era l'ultimo rapporto Oxfam del gennaio 2022. Quello successivo ha visto che questa forbice si sta ancora stringendo. E questa è la tendenza del nostro mondo. Oggi quelli che vengono chiamati super ricchi possiedono una ricchezza che è 6 volte maggiore di quella dei 3,1 miliardi di persone del mondo più povero, quindi più o meno il 40% della popolazione mondiale. E dicono sempre le statistiche, se anche il valore delle loro fortune calasse del 99,993%, resterebbero comunque più ricchi di qualunque cittadino collocato tra il 99% più povero della popolazione mondiale. Quindi credo che sia rilevante anche per il nostro discorso tener conto del fatto che il Papa con questa enciclica ci chiama a vedere che l'ingiustizia climatica, l'ingiustizia ecologica va di pari passo con l'ingiustizia sociale e quindi che nell'interconnessione delle crisi, della crisi climatica, ambientale, pandemica, e sappiamo che non è affatto detto che il Covid-19 sia l'ultimo degli episodi, visto che le pandemie hanno origine nella distruzione degli ecosistemi e quindi nell'intreccio, interconnessione anche di crisi sociale e economica, dobbiamo guardare al tempo in cui viviamo e trarne delle responsabilità politiche nel senso più ampio e in qualche modo procedere a stringere un patto di corresponsabilità, chiede il Papa, che sia educativa per il creato e per gli ultimi. Allora, questo invito che non è il Papa a fare per primo, lo chiese anche già Don Milani, ma sono passaggi che segnano un percorso di presa di coscienza che sempre più però si distacca da quelle che sono le conseguenze che i decisori politici attuano. Nominalmente vengono impostate delle politiche, però poi vediamo che via via fanno sempre più acqua. Questo vale per il PNRR, vale per le varie COP. Appunto nel 2015, in previsione della COP21, la conferenza delle parti della Convenzione dell'ONU sui cambiamenti climatici che si tenne a Parigi, Papa Francesco sentì il bisogno di muoversi a parlare a tutti, anche al di fuori della Chiesa, proprio partendo dal Cantico delle Creature che veniva citato prima dalla professoressa Ronzoni. E il Cantico delle Creature ci dice che occorre metterci in ascolto degli altri esseri come appunto esseri dotati di ragione. E questo è un sovvertimento dell'idea che ha stabilito nella filosofia occidentale la supremazia del logos, della capacità di pensiero, di intelletto, di raziocinio, di ragione, tutto ciò che è stato per secoli negato all'animale. Ecco, con questo mettendo le basi di una struttura gerarchica che anche all'interno degli esseri umani ha visto una separazione, che poi ha coinciso con le teorie, con le ideologie razziali e razziste. Per cui a seconda delle appartenenze somatiche, delle gradazioni di colore, si veniva iscritti in tassonomie che davano gradazioni anche di carattere morale, di maggiore o minore affidabilità, moralità, insomma tutto ciò che è l'ideologia che apparenta alla luce, al bianco come superiore,
discendendo al nero, all'infero come inferiore, e lì trovando una contiguità con quello che è il mondo animale. Infatti, nelle tassonomie ottocentesche, anche già settecentesche, sotto il nero venivano delle categorie di uomini mostruosi, l'uomo teratologico. E questo è un retroterra culturale molto importante che noi abbiamo, rispetto al quale abbiamo necessità di lavorare. Per questo credo che il gesto dell'enciclica Laudato Si', il gesto di Papa Francesco di mettere in discussione questa postura di superiorità e di centralità dell'essere umano nel creato sia molto importante. Il Papa dice che gli uomini devono essere amministratori, non più proprietari, che significa dismettere la presunzione di poter vedere come merce, come risorsa a propria disposizione tutto ciò che vive e tutto ciò che è la natura che ci circonda. Sul clima il Papa ha fatto delle analisi molto approfondite, ma io non mi dilungo su questo. Voi avete già ascoltato la lezione precedente, ne state ascoltando altre. Quello che credo dobbiamo più mettere a fuoco in questo momento, questa apertura di discorso, è che l'enciclica chiede una cosa secondo me molto importante, cioè uscire dal discorso degli specialismi. E gli specialismi rischiano di essere non solo quelli scientifici, quelli accademici, ma anche quelli umanitari. E l'enciclica ci dice che dobbiamo abbracciare in un unico orizzonte come fenomeni intimamente connessi tutto ciò che riguarda i cambiamenti climatici, i fenomeni meteorologici estremi, la distruzione della biosfera e delle specie, ma anche le guerre, anche la corsa al riarmo, anche la migrazione forzata, anche la povertà, lo sfruttamento del lavoro, quella che lui chiama la cultura dello scarto, quindi la continuazione di questa gerarchia di cui vi parlavo, che diventa gerarchia di povertà, che vede ai margini interi continenti o periferie delle nostre città. E naturalmente tutto quello che riguarda anche la posizione della donna dentro una cultura patriarcale. Ecco, tutto questo va visto in interconnessione. Infatti, il Papa dice una cosa importante, cioè nulla di questo mondo ci risulta indifferente. È una frase che dice proprio di un impegno che non è solo di comprensione, ma è un impegno di responsabilità verso questo mondo che ci è stato affidato. Il Papa parla di un'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta. Parla di ciò che noi chiamiamo ambiente e beni comuni, quando ragiona di clima, desertificazione, land grabbing, water grabbing, sfruttamento estrattivo, deforestazione, inquinamento del suolo e dei mari, rifiuti, scorie tossiche, proliferazione nucleare. Perché dice il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi. E lo stesso sulle migrazioni, dice il Papa nell'enciclica, poiché è tragico l'aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Questo è un punto essenziale. Noi abbiamo un impianto che vede la protezione dei rifugiati da guerre e da oppressione dei diritti umani in modo sempre meno concreto nei fatti e che non vede, che oscura completamente la posizione di chi scappa da situazioni di degrado ambientale che siano causate da catastrofi naturali o che siano causate da manomissioni umane, come per esempio nel caso delle grandi dighe, delle grandi infrastrutture che distruggono le possibilità
un esempio è il lago Turkana, di intere popolazioni che lì vivono, vivevano da centinaia e centinaia di anni, di sussistere secondo forme di economia loro proprie, per esempio in questo caso l'economia di pesca. Allora, cosa succede quando gli argini del lago vengono completamente cementificati e resi impossibili per la vita delle popolazioni? Queste popolazioni vengono prese e deportate di fatto, non in altri continenti, ma a volte nello stesso stato, a volte in stati limitrofi, sono le cosiddette migrazioni interne, e vanno a formare delle displaced persons, sono, è la definizione dell'ONU, per dire che non hanno più nulla, che non hanno più luogo dove vivere autonomamente senza un qualche tipo di piccolissima contribuzione che serve alla sussistenza, ma soprattutto dove vivono sradicati dalla propria comunità e dalla propria cultura. Quindi questo è un altro discorso importante che ho sollevato dall'enciclica e che è strettamente connesso alla questione della crisi ambientale e climatica. E poi parla di un'altra grande, enorme questione che è quella del vivente. E noi ne parliamo, ne sentiamo parlare poco dai decisori politici, ma è essenziale. Dice il Papa: noi tutti, esseri dell'universo, siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale. E credo che questa sia una cosa molto importante politicamente, anche proprio per il discorso che facevo prima, di come una modalità cognitiva e politica si applichi comunque anche agli esseri umani, oltre al fatto che noi viviamo ormai sempre più staccati da quella che è la nostra radice profonda, dal nostro essere natura, e questo porta a una forma di alienazione e di derealizzazione, della quale magari possiamo parlare più avanti. Allora, la cosa però che vorrei dirvi ora è che pensare alla comunità del vivente è una cosa molto interessante, perché la comunità alla quale noi facciamo abitualmente riferimento, cioè che riconosciamo come un noi, è legata al luogo, alle relazioni, alle appartenenze, alle identità, agli interessi, anche alla gratuità, alla cura, una serie di cose positive, o anche al conflitto, quando è un conflitto capace di trovare delle regole di convivenza, ma è sempre un noi umano. Ed è un noi che le nostre politiche anche femministe, cercano di rendere quanto più possibile permeabile e aperto, perché non diventi contrapposizione e scontro. Quindi tutte quelle ideologie che hanno nomi che vanno dal nazionalismo, razzismo, suprematismo, man mano che i cerchi del noi si stringono e che si fanno più angusti ed escludenti, ma questo noi resta sempre una comunità umana. Però c'è un'ulteriore apertura, un ulteriore spazio di libertà che sta nella comunità con la terra e con il vivente. E questo spazio che sempre di più la nostra cultura nega, mistifica, rimuove, sorprendentemente viene illuminato proprio là dove meno ce lo si poteva aspettare. Io non sono credente, eppure mi ritrovo non solo nell'enciclica Laudato Si, ma anche forse ancora di più nella esortazione apostolica Laudate Deum, appena pubblicata, a pensare che lì c'è una frontiera più avanzata di pensiero politico che per noi. Che stiamo attorno anche al discorso del femminismo e dell'ecofemminismo, è importante percorrere. Dunque, nella enciclica Laudato Si', già Papa Francesco diceva delle cose importanti su questo. Diceva che l'ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l'essenza dell'umano. E parlava di San Francesco,
San Francesco, dice, entrava in comunicazione con tutto il creato e predicava persino i fiori e li invitava a lodare e ad amare Dio come esseri dotati di ragione. La sua reazione era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo economico, perché per lui qualsiasi creatura era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto. Per questo si sentiva chiamato a prendersi cura di tutto ciò che esiste. E io lo trovo appunto un passaggio vertiginoso che scardina secoli di cultura del logos come supremazia di Homo sapiens sapiens sul vivente. Però nella esortazione apostolica Laudate Deum, che non a caso è stata pubblicata il 4 di ottobre, nel giorno di San Francesco d'Assisi, il Papa va oltre e dice: le altre creature di questo mondo hanno smesso di esserci compagne di viaggio e sono diventate nostre vittime. Che il mondo che ci circonda, dice il Papa, non può essere un oggetto di sfruttamento, di uso sfrenato, di ambizione illimitata. E dice ancora che la natura non è una mera cornice in cui sviluppare la nostra vita, i nostri progetti, perché siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Così che il mondo non si contempla dal di fuori, ma dal di dentro. E credo che questa idea di contemplare il mondo dal di dentro sia molto bella e molto ricca di possibilità di pensiero che potrebbe essere capace di irraggiare la politica. Allora, di fatto noi abbiamo smesso di considerare l'essere umano nella natura, esso stesso natura. Abbiamo alterato il nostro rapporto con la realtà e con noi stessi, con la nostra comunità, al punto da devastare ciò a cui siamo più intimamente legati, ciò di cui dicevo prima, siamo intimamente parte, reificandolo, pensandolo come oggetto, come risorsa, come merce. E questo riguarda tutti i boschi, le montagne, gli oceani e tutte le infinite forme di vita che altre culture hanno rispettato e rispettano tuttora come esistenze a sé, prima di ogni concetto di diritto. E in questo senso è interessante, importante andare a guardare come alcune culture latinoamericane abbiano potuto introdurre nelle rispettive costituzioni, se non dei discorsi conclusi, perlomeno delle aperture sul quella che è la cultura indigena della Pachamama, della Grande Madre, dove una montagna ha diritto a esistere per se stessa, dove l'acqua di cui sentivamo parlare prima non è solo un diritto umano, è un diritto, per usare questo termine, che in altre culture è, diciamo, forse poco comprensibile, perché naturalmente la sua premessa è la necessità di una difesa, ma invece una montagna, uno specchio d'acqua ha diritto a vivere in quanto è, non in quanto serve a esseri umani. Ha diritto a vivere anche solo semplicemente per la sua gratuita bellezza, per la sua funzione all'interno del nostro mondo. Ma la questione è che mentre noi esseri umani perdevamo il nostro essere nel mondo, abbiamo acquisito la capacità di manipolare la realtà materiale in cui siamo immersi. E Papa Francesco, nella Laudate Deum, lo dice con parole essenziali. Dice: il paradigma tecnocratico può isolarci da ciò che ci circonda e ci inganna, facendoci dimenticare che il mondo intero è una zona di contatto. Allora, se noi sapessimo trovare il modo di tradurre in politica questa affermazione, il mondo intero è una zona di contatto, penso che davvero ne discenderebbe una rivoluzione. Questo è ciò appunto che le culture indigene sanno da secoli, che il sapere occidentale ha oscurato, facendoci diventare delle monadi isolate, prive della capacità semplicemente anche di godere della presenza sensoriale, per quanto l'etica, poi l'estetica si fonda sui sensi. Ecco, se
Se noi isoliamo i nostri sensi dalla gratuita bellezza del mondo che ci circonda, abbiamo una immediata ripercussione anche su quello che chiamiamo il mondo dell'etica. E soprattutto con la capacità di perdere la capacità di vedere la realtà, quindi la perdita di realtà, ha a che fare anche con la perdita della cognizione del limite. E in questo senso, Francesco scrive, i gruppi umani hanno spesso creato l'ambiente, rimodellandolo in qualche modo senza distruggerlo o metterlo in pericolo. Il grande problema di oggi, però, è che il paradigma tecnocratico ha distrutto questo rapporto sano e armonioso. Tuttavia, l'indispensabile superamento di tale paradigma, tanto dannoso e distruttivo, non si troverà in una negazione dell'essere umano, ma comprende l'interazione dei sistemi naturali con i sistemi sociali. E qui viene la questione, che è molto importante, scottante nel testo, del potere e dei suoi limiti. E Francesco dice: dobbiamo tutti ripensare alla questione del potere umano, al suo significato e ai suoi limiti. Il nostro potere, infatti, è aumentato freneticamente in pochi decenni. Abbiamo compiuto progressi tecnologici impressionanti e sorprendenti e non ci rendiamo conto che allo stesso tempo siamo diventati altamente pericolosi, capaci di mettere a repentaglio la vita di molti esseri e la nostra stessa sopravvivenza. Ci vuole lucidità e onestà per riconoscere in tempo che il nostro potere e il progresso che generiamo si stanno rivoltando contro noi stessi. E, da questo punto di vista, una questione, secondo me, paradigmatica è vedere come non soltanto, la vertiginosa distruzione delle specie continua a progredire, ma come nel mondo nel 2020, secondo uno studio molto importante che calcolava in gigatonnellate di carbonio il peso di tutti gli esseri della Terra, si vedeva che gli esseri, i mammiferi soprattutto, avevano ormai una presenza soltanto del 4% di mammiferi selvatici. Tutti gli altri mammiferi sono formati da noi esseri umani, 40%, e anzi il 36%, e il restante 60% dai cosiddetti bovini, ovini, suini, tutte queste specie che noi abbiamo racchiuso anche dal punto di vista della nominazione. In qualcosa che ha a che fare con una merce e che è necessaria alla nostra alimentazione. Quindi esseri privati di ogni esistenza autonoma, esseri che vengono allevati e macellati in modi molto spesso mostruosi, perché sono parte del nostro sistema economico e di sostentamento. Allora, pensare che siamo riusciti in questo modo a cambiare la composizione del mondo è impressionante. Allo stesso modo, uno studio fatto sempre sulle gigatonnellate di carbonio dimostra come nel 2020 il peso di tutto ciò che vive nel mondo, uomini, animali, ma piante, funghi, virus, batteri, tutto ciò che vive è stato sorpassato dal peso di tutti i materiali che gli uomini hanno costruito, cioè tutto ciò che prima non esisteva sul pianeta, metalli, plastiche, cemento, vetro, cellulari, qualsiasi oggetto di cui siamo circondati. Bene, questo studio, se poi questa cosa vi interessa, vi potrò far avere i link in modo che possiate guardarlo più a fondo, dimostra come abbiamo completamente rivoltato
la naturalezza, diciamo, del mondo nel quale noi viviamo come esseri di natura. L'altra cosa che vorrei dirvi è che in questa ultima esortazione apostolica c'è un passaggio che trovo molto interessante. Il Papa ci dice che persino nel nostro allarme di ecologisti per la devastazione che vediamo avanzare, continuiamo a pensare che l'essere umano sia un estraneo, un fattore esterno capace solo di danneggiare l'ambiente. Cioè ci dice, abbiamo perso l'idea che noi possiamo essere un fattore positivo per l'ecosistema che abitiamo. Il massimo che riusciamo a fare è cercare di pensare a come limitare un impatto negativo, ma invece ci sono modi che naturalmente prevedono una radicalità che non è quella che abbiamo visto finora in atto. Allora, la nostra battaglia contro il cambiamento climatico e la crisi ambientale non sarà convincente né potrà portare a cambiamenti finché non ci sentiremo intimamente parte di ciò che esiste fuori da noi. Altrimenti succede è la continua produzione di una sorta di doppio registro, lo chiamo, cioè un vedere non vedendo, un'attitudine che è molto ben riassunta, descritta nelle immagini che ci ha lasciato la COP26 di Glasgow, dove si vedevano i cieli della Scozia pieni di aeroplani, dei jet, dei decisori politici che venivano dalle varie parti del mondo e dove le mense della COP erano imbandite di carni e di salmoni, nonostante continuamente ci fossero tavoli di discussione e venisse prodotto un appello per la riduzione almeno delle emissioni climalteranti e con un'attenzione anche a quanto gli allevamenti intensivi sono, da questo punto di vista, responsabili. E tutto ciò mentre il ministro degli esteri delle isole Tuvalu, nello stato insulare della Polinesia, mandava alla COP un videomessaggio nel quale si faceva riprendere in giacca e cravatta con il mare fino alle cosce di fronte a un leggio, dal quale leggeva un messaggio nel quale diceva che le isole Tuvalu nel giro di pochi decenni saranno scomparse e che i paesi del mondo devono trovare il modo per compensare lo sconvolgimento climatico, che non sono i più poveri ad aver creato, ovviamente, ma nulla del genere è emerso dal COP. Allora, un'immagine che può servirci in questo discorso, che il Papa utilizza nell'invitare credenti e non credenti a cogliere l'armonia delle cose e degli esseri nelle loro molteplici relazioni alla figura di Gesù. Ve la porgo in modo assolutamente non religioso, ma come passaggio simbolico. Il Papa dice che Gesù poteva invitare gli altri ad essere attenti alla bellezza che c'è nel mondo, perché egli stesso era in contatto continuo con la natura e le prestava un'attenzione piena di affetto e di stupore. Quando percorreva ogni angolo della sua terra, si fermava a contemplare la bellezza seminata dal Padre suo e invitava i discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divino. Senza lo stupore, senza il godimento di questo continuo contatto, non troveremo la strada per riparare i danni che abbiamo inferto alla nostra casa comune e a noi stessi. Non ci basterà, anche se sono assolutamente necessarie, non ci basteranno le competenze scientifiche, non ci basterà un atteggiamento appunto specialistico. Occorre ricucire una cultura che ci faccia sentire parte di questa comunità, che è comunità del vivente. E il Papa dice che dobbiamo riguadagnare un pensiero capace di riportarci alla consapevolezza che siamo uniti tanto strettamente al mondo che ci circonda,
che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno e possiamo lamentare l'estinzione di una specie come fosse una mutilazione. Così mettiamo fine all'idea di un essere umano autonomo, onnipotente e illimitato e ripensiamo noi stessi per comprenderci in una maniera più umile e più ricca. Quindi questa esortazione sicuramente è rivolta al mondo cattolico, ma è un'indicazione che va ben oltre la religione, a riconoscere un'entità fuori di noi, quale che sia, perché riconoscere qualcosa fuori di noi implica accogliere il limite, la capacità e la necessità di fermarci. E questa, diciamo, è la parte più filosofica, però. Il testo del Papa è anche molto politico, lo era Laudato Si, lo è riprendendone i concetti Laudate Deum. E, per esempio, fa un invito a ciascuno ad accompagnare il percorso di riconciliazione con il mondo che ci ospita e a impreziosirlo con il proprio contributo, perché dice il nostro impegno ha a che fare con la dignità personale, con i grandi valori, però. Al tempo stesso vede molto bene la necessità della presenza delle istituzioni, dei decisori globali che vanno spronati perché gli obiettivi che abbiamo raggiunto finora sono decisamente deludenti, sconfortanti. E infatti dice: è necessario essere sinceri e riconoscere che le soluzioni più efficaci non verranno solo da sforzi individuali, ma soprattutto dalle grandi decisioni della politica nazionale e internazionale. E sono trascorsi ormai 8 anni dall'enciclica Laudato Si, da quando, dice il Papa, ho voluto condividere con tutti voi, sorelle e fratelli del nostro pianeta sofferente, le mie accorate preoccupazioni per la cura della nostra casa comune, ma con il passare del tempo mi rendo conto che non reagiamo abbastanza, poiché il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura. Le conferenze delle parti, in cui da decenni rappresentanti di oltre 190 paesi si riuniscono per affrontare la questione climatica, si sono evidentemente rivelate un progressivo fallimento. I combustibili fossili forniscono ancora l'80% dell'energia mondiale. E un recentissimo studio di James Hansen, che è lo scienziato che per primo ha segnalato la crisi climatica nel 1980, afferma che all'attuale tasso di inquinamento la Terra raggiungerà i 2 gradi centigradi ben prima del 2050. Peraltro, vediamo che la protesta dei giovani è stata travolta dalla marea montante di un negazionismo che non esita nemmeno da noi in Italia, anzi, a criminalizzare gli attivisti climatici, ma anche gli scienziati. E la debolezza delle politiche e delle istituzioni internazionali ci sta davanti agli occhi. Allora, dice il Papa, la vecchia diplomazia, anch'essa in crisi, continua a dimostrare la sua importanza e necessità. Non è ancora riuscita a generare un modello di diplomazia multilaterale che risponda alla nuova configurazione del mondo, ma se è capace di riformularsi, dovrà essere parte della soluzione, perché anche l'esperienza di secoli non può essere scartata. Tuttavia, il Papa è chiaro che anche questo è un passaggio fragile, senza quello che esorta appunto a costruire con questo suo ultimo testo, e cioè che è necessario che emerga quello che chiama un multilateralismo dal basso, una nuova procedura per il processo decisionale e per la legittimazione delle decisioni, visto che quella stabilita diversi decenni fa non è sufficiente e non sembra essere efficace. E quindi, dice il Papa, sono necessari spazi di conversazione, di consultazione, di arbitrato, di risoluzione dei conflitti, di supervisione e in sintesi una sorta di maggiore democratizzazione nella sfera globale per esprimere e includere le diverse situazioni. Non sarà più utile sostenere istituzioni che preservino i diritti dei più forti senza occuparsi dei diritti di tutti. Ecco, questo è il motivo per cui veramente io credo che
sia la Laudato Si' precedente sia questa esortazione debbano diventare un testo per tutti noi. Il Papa dice: in tutto il mondo, le persone impegnate nei paesi più diversi che si aiutano e si accompagnano a vicenda possono riuscire a fare pressione sui fattori di potere. È auspicabile che ciò accada per quanto riguarda la crisi climatica. Perciò ribadisco che se i cittadini non controllano il potere politico nazionale, regionale e municipale, neppure è possibile un contrasto dei danni ambientali. Quindi ecco il problema, in qualche modo nostro, dobbiamo provare a vedere come è possibile costruire reti e una crescita culturale di consapevolezza, di competenza, ma anche di assunzione di responsabilità. Credo che con questo corso stiate andando esattamente in quella direzione. Grazie. Grazie Daniela, naturalmente due relazioni molto interessanti e quindi io direi di dare subito la parola eventualmente a chi vuole intervenire e porre domande. Sono veramente state due relazioni con stimoli molto significativi e quindi credo che io avrei già in realtà due domande da fare, però non vorrei come sempre essere quella che... Vedo che anche Enzo è pronto per fare delle domande. Sono rimasto, basito da tutte le informazioni, da tutte le quello che ho sentito oggi, che mi sembra così profondo che non riesco personalmente a fare le osservazioni. L'unica cosa che terra a terra, appunto, da ingegnere posso chiedere a Maria Rosa è cosa intende per qua, cos'era, Rise quel posto dove hanno costruito quel quartiere e poi detto che hanno lasciato una parte non accessibile all'uomo. Cosa intendevi? Perché cioè, No, c'è vivo una sola. Reisefeld è il nome del Sì, quartiere. ma sul retro è detto che c'era una zona che non era. Sì, cioè Freiburg aveva questa grande area verde che la città aveva vincolato a parco inedificabile. Non volevano estendere la città su quelle aree. Poi però la pressione abitativa era forte. La stessa cosa è successa anche per l'altro intervento di Solar City in Austria. Erano due aree verdi che dovevano essere mantenute a verde. Poi però c'era la domanda abitativa in tutte e due le città, Freiburg in Germania, Solar City in Austria, è stata tale per cui la città ha deciso, anziché disperdere la domanda abitativa sul territorio della città, l'ha concentrata in un nuovo quartiere, e adesso parliamo solo di Reisefeld, hanno deciso di realizzarlo e quindi andare a intaccare questa riserva di area verde che c'era, dimezzarla. Su metà hanno detto edifichiamo, ma se andiamo a edificare, dobbiamo edificare facendo in modo che sia un progetto pilota che aiuti l'ambiente, che non si ponga in contrasto con l'ambiente. Quindi deve essere sostenibile, per cui prima di tutto hanno realizzato il collegamento con un tram su rotaia in sede propria con il centro di Freiburg, con dei treni che ne parte uno, c'è già pronto l'altro per caricarti, per cui le persone non hanno bisogno di un'automobile. Tant'è vero che in alcuni ambiti di questi quartieri, in particolare nell'alto in Vauban, che si è visto, ci sono dei piccoli ambiti di case lungo una strada in cui gli abitanti si sono impegnati a non possedere mai un'automobile e questo impegno viene trasferito nei rogiti, per cui tu quella casa lì la vendi solo a qualcuno che è disposto a non avere un'automobile.
Ma questo discorso lo puoi fare perché il trasporto pubblico è così efficiente che non ti fa sentire il bisogno di avere un'auto. Riesci comunque ad avere una qualità di vita garantita anche senza un'automobile privata. Allora, questo intervento così significativo, è a ridosso dell'area verde che è rimasta. Quest'area verde, c'è proprio, se tu ci vai, c'è proprio il cartello che vieta l'ingresso all'uomo. La natura lì è padrona. Non c'è la voce, hai perso la voce. Ho detto sorprendente. Invece volevo fare una domanda diversa a Daniela. Il Papa ha scritto tra l'esortazione, cioè tra l'enciclica l'esortazione anche Fratelli Tutti, che io non vedo del tutto indipendente dall'enciclica proprio Laudato Si'. E mi domando se ha la percezione di quanti dei nostri politici abbiano letto questi documenti. Sarei veramente curioso. Grazie. Sì, io vedo che li citano in molti, addirittura giustizia sociale e giustizia ambientale è diventato uno slogan ultimamente. Ma il pensiero profondo di queste due encicliche, ed è vero, cioè anche la Fratelli Tutti, è di come sono radicate nel pensiero dei nativi, anche amazzonici. Infatti il Papa ha voluto scusatemi, il Papa ha voluto un sinodo amazzonico che poi è stato portato per alcuni suoi esponenti anche a Roma. E lì sono successe delle cose straordinarie, secondo me, dal punto di vista simbolico. Il Papa ha fatto proiettare su San Pietro delle immagini meravigliose di natura, giaguari, tucani. E con gli effetti anche sonori, quindi durante la notte soprattutto era impressionante, cioè, ed è stato accusato da tantissime parti sui giornali della destra, ma da tante parti di blasfemia, perché era una violazione di San Pietro. E quando ha chiesto ai rappresentanti del sinodo amazzonico di venire accompagnati da leader anche delle popolazioni che avevano contribuito a questo percorso, avevano deciso in una chiesa vicina a San Pietro di allestire una mostra con delle madri, delle grandi madri native in pietra di scultura nativa. Ed è stato filmato un raid da un gruppo neofascista che ha preso una di queste grandi madri e l'ha buttata nel Tevere, dicendo anche in questo caso che era stata profanata la chiesa da questa immagine simbolica. Ecco, questo per dirvi che distanza c'è tra il pensiero, non solo del Papa, ma il pensiero al quale si rifà il Papa, che attinge alla teologia della liberazione, a tutto il pensiero appunto del Latino America, da questo punto di vista del buon vivere. E anche dai grandi ecologisti occidentali. Non è stato capito nemmeno nel mondo cattolico, a quanto so, il Papa stesso lo dice. Sono state fatte sì alcune iniziative, per esempio, sulle comunità energetiche in alcune parrocchie, ma il problema non è affrontare una singola questione, il problema è proprio cercare di capire questa immagine che il Papa non a caso ha voluto chiamare di ecologia integrale, cioè di una cultura che deve compenetrare vari aspetti e arrivare a un'assunzione sia di competenze che di responsabilità, che di linguaggi, che di desiderio di fermare questa nostra corsa continua e di avere un aspetto più meditativo, più legato alla bellezza, più legato all'essere comunità.
È una cosa che va contro il potere delle gerarchie ecclesiastiche, ovviamente. Grazie, ma lo scrive anche, mi ricordo appunto, un paragrafo all'inizio di un paragrafo di questa non accettazione da parte della Chiesa di questo concetto proprio nel Laudate Deum. Grazie. No, io a tal proposito appunto chiedevo a questo punto a Daniela e poi a Maria Rosa due cose veloci. Allora, uno, appunto hai accennato Daniela al rapporto e alla visione della donna che c'è nella Laudato Si e forse più anche nella Laudate Deum ed è interessante, forse si apre una visione diversa, diciamo, rispetto un po' anche al ruolo della donna nella Chiesa, ecco, quindi non solo nella Chiesa ma nella società. E questo è un tema, secondo me, interessante da capire, forse da approfondire. Non lo so, però visto che hai fatto alcune considerazioni che secondo me sono molto interessanti da questo punto di vista. E l'altra domanda invece che facevo a Maria Rosa è beh, la curiosità, uno di quei quartieri è quello che visitammo insieme, Maria Rosa Friburgo, il quartiere senza auto, infatti l'ho riconosciuto, però quello che io mi domando è, uno, anch'io faccio la stessa domanda di Enzo, cioè dovremmo veramente far entrare nella dimensione della politica locale questi principi per le nuove edificazioni, come principi elementari, basilari, obbligatori, o forse a livello nazionale, non so, con una norma nazionale. E poi l'altro problema invece è quando si va a incidere nelle realtà già purtroppo che sono i nostri quartieri, le nostre città, dove che sono a parte il degrado spesso, ma certamente sono lontane mille miglia da quelle indicazioni che tu davi come indicazioni fondamentali. Grazie. Allora, io Finuccia brevemente ti rispondo che secondo me non è tanto quello che dice sulle donne in sé, ma quello che dice proprio di una cultura che è una cultura che nutre anche l'ecofemminismo, è una cultura che mette in crisi l'ossessione dell'onnipotenza. E l'onnipotenza è sicuramente qualcosa che ha a che fare con una cultura maschile patriarcale. E il Papa lo pone come una questione di fondo. Quando lui parla del mettere in discussione il paradigma tecnocratico, in fondo parla di questo. Lui dice che è un modo di comprendere la vita e l'azione umana deviato. Io l'ho trovato molto bello questo concetto, dice che contraddice la realtà fino al punto di rovinarla e consiste nel pensare come se la realtà, il bene e la verità, sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell'economia, fino a concepire l'idea della crescita infinita o illimitata che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Questo sto citando appunto la Laudate Deum, che poi va avanti sulle questioni dell'intelligenza artificiale, non per demonizzarla, ma per dire che occorre sapere che cosa vogliamo, cosa andiamo incontro e qual è il limite, e quindi per dire che questo delirio di onnipotenza che fa sì che noi ci sostituiamo alla natura pretendendo di restare incolumi, anzi poi di dominare anche la nostra distruzione, non può che portare a un'ulteriore gerarchia di ingiustizia dove sempre più saranno soltanto alcuni a potersi salvare, gli altri saranno sempre più sommersi. Quindi in questo senso io credo sia il femminismo, se così possiamo chiamarlo, di Papa Francesco. Grazie Daniela, grazie. A te Maria Rosa. Sì, Pinuccia, lo volevo dire, non l'ho detto quando l'ho richiamato per questioni di tempo, ma in realtà io mi sono ricordata subito che c'eravamo una volta andate anche insieme e tu avevi visto che c'era il logo di un progetto europeo che avevi fatto insieme da assessore a Genova, avevi fatto insieme a Freiburg, a quel quartiere lì, avevate fatto insieme un progetto, ti ricordi la mela c'era, mi pare? Assolutamente, la mela verde, La famosa. mela verde, Ero la mela esatto. verde.
fatto dal Esatto. comune di Genova col comune di Freiburg. E l'abbiamo Esatto. scoperto che era ancora lì, attivo, è vero, a Infatti, Freiburg. quando l'hai visto è proprio così, e mi è venuto in mente quando ve l'ho fatto vedere. L'altra cosa che tu chiedevi, sì, in realtà sappiamo come, è quello che mi fa venire proprio, ci sto male, perché sappiamo come si fa, come ci si dovrebbe comportare e non lo facciamo. E quindi questo è assurdo, cioè non abbiamo niente da imparare, sappiamo tutto, c'è solo la volontà di fare. Ed è una scusa anche dire i costi, perché non è vero, si buttano via tanti soldi. Poi vi ho fatto vedere anche semplicemente sul recupero dell'acqua piovana come siano semplici poi queste soluzioni che hanno adottato e anche di poco costo. Costo. È proprio solo questione di volerlo fare, ecco. E andando io sono andata tante volte sia a Solar City che a Freiburg, ho amici là, parlando con gli abitanti, loro ti dicono che vivono bene, cioè mi sento rispondere come essere in vacanza tutto l'anno abitare qua. E questo è bellissimo perché garantisce agli abitanti una qualità di vita che a noi manca. L'altra cosa che volevo sottolineare, tu dicevi anche come portare questo discorso non sui quartieri nuovi, ma sui quartieri storici o sui quartieri sulle periferie. Beh, il secondo intervento che ho fatto vedere Vauban in realtà era una caserma francese dopo la riunificazione cioè dopo la seconda guerra mondiale. C'erano le forze occupanti, i francesi avevano questa caserma Vauban. Difatti Vauban è tedesco, Vauban è detto alla francese. Che poi quando le forze occupanti dopo la riunificazione sono state rimandate a casa e le aree sono tornate alla Germania, l'hanno riqualificato in questo nuovo quartiere, un progetto pilota molto interessante. Quindi anche sul recupero hanno visto interventi interessantissimi in Germania. Certo, per noi è più difficile perché ci dobbiamo confrontare con una serie di vincoli, ma però ho visto anche qui, posso portare la mia esperienza nella Commissione del Paesaggio di Bergamo, città alta, avevamo come responsabilità, ho visto che insomma delle volte si va in una direzione sbagliata, non c'è la volontà vera, si parla bene, si predica male, per quello ho voluto ribadire nell'inizio del mio intervento il concetto di sostenibilità e tutti gli altri, perché li conosciamo tutti benissimo, ma vanno per la loro strada e noi predichiamo bene e operiamo male. È triste. Grazie, grazie Maria Rosa. Maria Teresa, vuoi dire qualcosa? Non saprei cosa aggiungere. Sull'urbanistica è triste, pensavo questi progetti di Genova. La teleferica che impatta per arrivare su Regina, no? Che impatta sui palazzi, la metropolitana in Val Bisagno, quando c'è da anni un progetto sul tram, su mettere di nuovo il tram con una linea elettrificata. Non passa niente di tutto questo con gli abitanti che protestano, che sono in piazza, ma non si riesce a avere nessuna. È disperante, secondo me, non si riesce a incidere. L'intervento di Daniela, io la ringrazio molto, andrò a vedermi la Laudato Deum, che non conosco assolutamente, è molto molto interessante. Sì, purtroppo, come dico sempre, Papa Francesco è l'unico politico che ci dà speranza, insomma. Certo. Politico tra 27 virgolette, naturalmente. Non so. Bene, allora io direi che se non ci sono altre riflessioni, ci fermiamo qui. Vorrei ricordare a tutti coloro e coloro che sentiranno appunto questa lezione, che possono eventualmente porre delle domande, proprio sul sito dove vedranno appunto il corso, dove vedono il corso, indirizzandole appunto alla mail di Eco Istituto, in modo che così se dovessero
esserci poi ulteriori riflessioni, domande, possiamo eventualmente abusare ancora della pazienza delle nostre relatrici e poi appunto porle. Intanto io davvero vi ringrazio tantissimo, sono state, come dico, due conferenze interessantissime e veramente molto interessanti e credo che arricchiscano davvero tanto questo corso. Grazie a tutte e tutti anche. Grazie a voi. Grazie. Grazie a Ciao. me, grazie.